Cala il sipario sulla 58esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura che si è svolta a Lanciano dal 5 al 7 aprile con la partecipazione di 250 espositori. Per i numeri ufficiali bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma domenica, complice anche la mattinata primaverile, i padiglioni si sono riempiti di addetti ai lavori e curiosi. In particolare, protagonisti dell'ultimo giorno della fiera sono stati gli animali e le famiglie. Gli stand all'aperto infatti hanno ospitato gli animali da cortile che hanno fatto la felicità dei bambini. Accanto a pulcini, paperelle, polli e galline, grande successo hanno riscosso i fagiani, i pavoni e i pappagalli con le loro piume dai colori vivaci. E poi i conigli giganti che, liberi dalle gabbie, hanno raccolto le carezze di grandi e piccini che non hanno resistito ai loro simpatici musetti e alle lunghe orecchie. Sguardi incuriositi anche per il riccio africano e i piccoli esemplari di iguana e gechi, immobili nelle loro vaschette in attesa di trovare casa. Immancabile la presenza di tartarughe, pesci rossi e criceti che giravano nella loro ruota. In mattinata si è svolto il convegno dedicato alla sicurezza nel lavoro agricolo. La chiusura dei lavori è stata affidata al dottor Vincenzo Laurendi della Direzione Centrale Ricerca INAIL, che ha disegnato il quadro dell'attuale situazione con ancora troppi incidenti. Le carenze sono soprattutto legate a macchine vecchie che non hanno i requisiti per garantire la sicurezza del lavoro, ha spiegato. Ci siamo impegnati per individuare le situazioni critiche e assicurare interventi adeguati. Il problema, concluso, resta il controllo di vigilanza che viene fatto ogni 6 anni, un lasso di tempo che va assolutamente ridotto.